We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here and out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Amici, bentornati anche oggi al nostro appuntamento quotidiano con Chiacchiere e Caffè. Allora, di cosa parliamo oggi? Con chi berremo il nostro caffè in questa puntata? Siamo con Wanda dal CIN. Ciao Wanda. Ciao. Benvenuta di essere qui. Ho chiesto prima, possiamo darci del tu, giusto? Certamente. Ecco, preferiamo tutte e due. Due, sì. Allora, Wanda dal CIN è l'organizzatrice di una mostra stupenda, veramente meravigliosa, a Sarmede, in provincia di Treviso, vero Wanda? Sì. Non lontana da Vittorio Veneto. Ed è la 27esima mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia, Le immagini della fantasia. Quest'anno ho dedicato una sezione speciale, Echi di mari lontani, fiabe dall'Oceania. Sì. Ha un titolo lungo quanto meraviglioso, perché ti ricorda subito tutto ciò che è fiaba, tutto ciò che è fantasia e immaginazione. Ecco Wanda, prima di entrare nel merito di questa mostra stupenda, vorrei lanciare delle immagini in modo da così condurre, traghettare i nostri telespettatori subito in questa atmosfera straordinaria. I nostri operatori, la nostra giornalista Valentina Voi di Telechiara è andata a seguire un servizio. Lanciamo le immagini e poi commentiamo con Wanda. Va bene. Sono più di 300 le tavole protagoniste della Mostra Internazionale dell'Illustrazione dell'Infanzia, che si terrà fino al 20 dicembre a Sarmede, nel cuore delle Prealpi Trevigiane. L'appuntamento con le immagini della fantasia è giunto alla 27esima edizione e quest'anno dedica una sezione monografica alle fiabe provenienti dall'Oceania. I migliori illustratori del mondo hanno portato su tavola echi di mari lontani e storie proprie degli aborigeni australiani. In Oceania, nei popoli delle isole, l'elemento forse di maggiore interesse è l'attenzione verso un altrove originario di questi popoli e la dimensione del viaggio. Oltre alla sezione monografica, la mostra dà la possibilità di vedere le tavole originali di 40 artisti provenienti da 20 paesi diversi. Accanto alle illustrazioni sono presenti anche le pubblicazioni che le contengono, a volte edizioni limitate poco diffuse in Italia. Ospite d'onore di quest'anno è l'illustratore spagnolo Emilio Urberuaga, artista conosciuto in tutto il mondo per la fantasia e l'umorismo delle sue illustrazioni per i più piccoli. Penso che l'estato perfetto di l'uomo è il bimbo. Forse dopo uno è buono o una è buona, però forse si distruggono. Però in il momento che sono così bimbe, sono perfetti. È il mondo ideale. Un successo crescente è quello della mostra di Sarmede, che nel corso degli anni ha portato a decorare il municipio e le case del piccolo borgo. Ma non è tutto. Sarmede, 27esima mostra di illustrazione per l'infanzia, coincide anche con l'avvio della progettazione della nuova sede della mostra di illustrazione che sorgerà di lato al municipio, un'opera importante, un sogno che si realizza per Sarmede, un sogno seguito da tantissimi anni che dà per il prossimo futuro la possibilità alla mostra di essere notevolmente amplificata e non solo, ma di potenziare anche tutte quelle che sono le attività didattiche che la mostra ha come attività collaterali. Wanda dal CIN, abbiamo visto delle immagini stupende, delle illustrazioni meravigliose. Wanda, come nasce l'idea di questa mostra? Ma l'idea di questa mostra è nata parecchi anni fa, nell'82, a casa di Stepan Zabre, che era un illustratore della Repubblica Ceca. Mm-hmm. E alcuni amici. La sua casa era molto frequentata. Cioè una sera eravate lì a casa di Zavrel, così, parlando come stiamo parlando noi, magari con un... L'idea è venuta fuori un po' così. Perché non organizziamo una mostra? Una mostra. Che manca? Perché in Italia mancava un appuntamento sì, simile. Sì, un appuntamento simile mancava, però diciamo che la prima mostra è nata non proprio come mostra di illustrazioni con immagini della fantasia, più che altro una mostra in generale con illustratori famosi che lui conosceva, perché lui era nel mondo dell'illustrazione, perciò
aveva una cerchia di amici, specialmente dei paesi dell'est, molto bravi e molto conosciuti. Perciò è nata una mostra così, l'aveva organizzata la Pro Loco durante il periodo estivo, durante le sagra paesana, diciamo. Che, ecco. Poi da lì, visto il successo, l'anno successivo, con la collaborazione poi anche è entrato il comune, la provincia, abbiamo pensato bene di iniziare questo percorso. Il percorso si è ampliato, sì, ha trovato nuovi abbiamo seguaci. Proprio e da lì abbiamo, anche perché questa cosa esisteva solo alla Fiera di Bologna, una mostra simile. Sì, l'unico appuntamento alla Fiera del Libro di Bologna, per ragazzi, e voi insomma avete preso spunto da lì, da creando qualcosa di particolare. Anche particolare, sì, diverso. Perché poi scegliamo anche cose particolari, ecco. Sempre a Bologna noi attingiamo, diciamo, le nostre illustrazioni, quelle che poi esponiamo. Guardiamo sempre le ultime edizioni, le edizioni degli ultimi 2 anni, perciò cerchiamo anche talenti nuovi. Ma scusa, una curiosità, poi continuiamo, ma Zavrel, giusto, c'è ancora? Allora, Zavrel purtroppo è mancato da 10 cioè, anni, sono 10 anni quest'anno, diciamolo, della morte. Allora, perché tutto nasce, diciamo, da lui. Sì, lui è praticamente era scappato dall'allora Cecoslovacchia e... prima fermandosi a Roma e poi salendo l'Italia era arrivato a Verona, dove aveva poi anche fondato una casa d'arte, diciamo. E poi girando, gli è piaciuta la nostra zona, perché nella nostra zona i caminetti delle case di allora, perché adesso magari li rifanno, poi li avevano a un certo momento buttati via, avevano le panche attorno e attorno al fuoco era molto piacevole chiacchierare, bere un bicchiere di vino. E nascevano leggende, e nascevano le fiabe, nascevano... Quindi era una cosa quasi antropologica, spontanea Sì, a lui è piaciuto molto e ha trovato questa casa che lui poi ha preso e con gli anni l'ha arricchita di tanti archi, con l'aiuto di tanti amici e di tutta la gente che passava di là. Infatti, scrittori, illustratori. Sarmede si è guadagnata l'appellativo di città della fiaba. Esatto, cioè è diventata paese però, della fiaba. Paese della fiaba, però sì. Insomma una cosa che è nata abbastanza recentemente, ma che ha dato, insomma l'83 non è il secolo scorso, diciamo, una cosa abbastanza recente, però ha dato un'atmosfera, un alone quasi antico. Diciamo che poi anche Sarmede è un paese molto piccolo, però è tutto raccolto tra le colline. Comunque personalmente lo trovo un caso, direi, unico in Italia. Non so, non entro adesso nel merito, non conosco. Penso. Però di una città, un piccolo paese che ha scoperto un'impronta sua anche grazie a questo illustratore. Grazie a Stepan Zavrel, sicuramente. Sì, però lui non è un caso... Credo che abbia riconosciuto in Sarmede, no, delle caratteristiche che potevano rendere il paese della fiaba. Sì, nelle non sue immagini Sarmede è molto rappresentata, ecco, nelle esatto. colline. Quindi è stato un incontro nelle case, fatale, nel cammino. Diciamo. Sì, è stato un incontro fratale. Lui si è innamorato di Sarmede e Sarmede anche l'ha amato, l'ha ricambiato, sì, perché alla fine insomma lui è diventato quasi lo scopritore, se vogliamo, in ambito artistico lui di è questo poi, piccolo paese nel Trevigiano. Certo. Questa è una cosa bellissima, secondo me, che lascia un segno. Infatti oggi il successo continua è insomma, a crescere. Sì, perché è diventato internazionale. Esatto. Diciamo che la mostra poi ha girato parecchio anche all'estero. Sì, ho visto un elenco incredibile di nomi all'estero. Sì, Lugano, Bratislava, Istanbul, Salisburgo, Vienna, Lisbona, a Madrid in occasione della giornata della pace, perciò in quell'occasione tutti i reali della terra, i capi di Stato hanno avuto modo di vedere una parte della nostra mostra. Credo sia un motivo d'orgoglio nostro. Panda, devi essere contentissima di essere... Lo sono. Lo sei. Ti ha in qualche modo cambiato la vita, magari professionale, arricchendotela magari? Molto. Cosa facevi prima, Panda? Parliamo un po' di te, così. Sì, vabbè, prima, diciamo, di iniziare questo... Era una mamma.
facevo la casalinga. È il lavoro più bello del mondo. Sì, però, e poi mi hanno dato, io conoscevo Stepan da tanti anni. Ma perché leggevi ai tuoi bambini le fiabe? No, perché non ero ancora sposata. Quando lo conoscevo, l'ho conosciuto quando ero molto giovane. Quindi eri appassionata tu? Sì, io... L'apprezzavi a mano? Io appena ho visto le sue illustrazioni, mi sono innamorata delle sue illustrazioni. Io all'epoca lavoravo anche in Germania e lui, quando veniva alla fiera di Francoforte, una volta mi ha fatto una vera sorpresa, è venuto a trovarmi, non me l'aspettavo. E sempre me lo ricordava quando chiacchieravamo assieme di quando era venuto a trovarmi a Francoforte, cosa avevamo sia in Germania, dove eravamo andati, che canzoni avevamo ascoltato. Ma lui era già un illustratore famoso, lui, sì, quindi eri anche lusingata, insomma, certo, di conoscere molto, una persona molto lusingata, sì, ma della sua amicizia. Ma parlava italiano, Zavre? Sì, lui parlava 7 lingue, sì, lui era poliglotta. O tu parlavi il tedesco o il ceco, oppure... No, no, lui parlava molte lingue, era... Un viaggiatore. Un viaggiatore, e lui era un cittadino del mondo. E quindi il mondo diventava tutto un motivo di fiaba per lui, illustrava per qualsiasi tutto. Cosa era... E poi all'improvviso, appunto, così è entrata nella tua vita, diciamo, questa opportunità. Sì, mi hanno chiesto di collaborare con la seconda, io sono entrata con la seconda edizione perché mi hanno chiesto di collaborare con questa iniziativa. Ma non avresti mai immaginato. E non l'ho mai lasciata. Non l'hai mai lasciata. Diciamo che le prime volte... Era molto artigianalmente, le prime illustrazioni le sceglievamo a casa di mia mamma, io non ero ancora sposata, ci riunivamo là e decidavamo là cosa scegliere per la mostra. E tua mamma ti faceva da consulente? Non proprio, insomma. Beh, e poi dopo sposata a casa mia e poi... Quindi una cosa che ti ha accompagnato nella tua vita anche familiare, insomma. Sì, sì. È una storia, non l'avevo mai sentita, devo dire, una cosa abbastanza unica, un piccolo centro proiettato in tutto il mondo a livello internazionale, nascendo come una cosa appunto quasi nelle cucine, intorno a un fuoco, no? E esatto, dopo, esatto. Così, poi l'ambiente anche lì a Sarmed si adatta alla fiaba perché siamo ai piedi dell'alto piano del Cansiglio, sì, sono luoghi, là, dove luoghi fiabeschi, folletti, gnomi, fate, là tutto si può immaginare. Sì, ecco. Sì, meraviglioso. Perciò lui... Ma questa mostra credo che abbia dato anche un bel impulso al turismo locale? Può essere che... Insomma... Diciamo che noi, oltre alla mostra, organizziamo anche corsi estivi di illustrazione per chi desidera avvicinarsi al mondo dell'illustrazione e diventare un illustratore del domani. Cosa che prima non esisteva. Cioè prima non esisteva. Ha iniziato Stepan, prima, e poi con altri insegnanti. I corsi sono sempre continuati ogni anno. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto più di 270 corsisti. Che alloggiano poi nelle case private. Sono proprio tipo scambi culturali. Scambi culturali, alloggiano nelle case private o nei bed and breakfast o negli alberghi, chi desidera andare nelle pensioni, negli alberghi, ma soprattutto nelle case private. E perciò nascono amicizie, sono nati anche matrimoni attraverso questi corsi. Mamma, che romantico! Ecco. Adesso io quando sento queste cose, matrimoni perché, da fiaba! Perché si sono conosciuti là E avevano ovviamente degli interessi in comune. Si sa poi, che sono un ottimo collante, certo, no, certo, per le certo. Unioni. Sì. Ah, poi, che meraviglia! Sì. Dopo si spera poi, che vadano la fiaba sempre bene, è sempre bella, che no? Ci sia il lieto fine. Il lieto da fine fiaba. C'è sempre per qualsiasi cosa. Però questa cosa è veramente incredibile, proprio così. E quindi, Wanda, organizzate corsi appunto estivi. Ma tu vai anche in giro a cercare, come funziona? Vai a cercare a scoprire nuovi illustratori, nuovi talenti? No, allora, si propongono? Quando c'è la fiera di Bologna, noi abbiamo uno stand a Bologna. Che ci serve come intanto per i corsi di illustrazione, per far conoscere i nostri corsi e per avere degli corsisti che possono presentare i loro lavori agli insegnanti. Ecco, volevo citare magari per i nostri telespettatori qualche titolo. Allora, Felicità, Euforia, Furore è uno di questi corsi?
per esempio, condotto da Eva Montanari, illustratrice? Questi sono i laboratori che noi facciamo in autunno e durano un weekend. Ecco, poi vedo Illustrare sorridendo, condotto da Anna Laura Cantone, illustratrice. Sì, fatto appena ieri l'altro. Sono tutti corsi, laboratori che noi facciamo nei weekend. Facciamo c'è il laboratorio di creatività, di scrittura creativa, sì, con Luigi Dalcin. Ecco, che sarà nostro ospite, ecco, appunto, con cui con Luigi Dalcin approfondiremo tutto quello, sì, che riguarda facciamo, la scrittura, la poi fiaba. Ci sarà con Svetlan Junakovic sul Natale, sul tema Natale, mm-hmm, dove i corsisti poi potranno stampare anche le loro cartoline natalizie. Ah, quindi loro creano. Creano e possono anche fare. E utilizzano. Giustamente, sì, un'arte. Sempre sull'illustrazione, diciamo. Ma quanto durano questi corsi? Durano un weekend. Il weekend. A parte qualcuno, tipo quello di Dalcin, che dura i due weekend. E poi c'è anche il corso lettore affamato. Mm-hmm. Che è condotto da Giacomo Bizzai, un attore che insegna agli insegnanti o anche alle mamme a raccontare le fiabe ai bambini. Perché effettivamente non è una cosa scontata, cioè credo che ci voglia una poesia, Sì, e sono molto, molto, molto anche frequentati anche dalle mamme. Beh, l'aspetto pedagogico credo che sia importantissimo. Certamente. Cioè, tutto questo nasce per ricordare soprattutto agli adulti, no? Riscoprire, no? Probabilmente, sì, il bambino che è bello che ci sia sempre dentro di noi, ma anche a non dimenticare di coltivare l'immaginazione dei nostri bambini. Certo, certo. Vero? Quello è lo scopo principale. Ma anche tutte le domeniche noi facciamo le letture animate per bambini. Cioè, le letture animate cosa significa? C'è un attore che legge una fiaba ai e bambini. Interpreta la fiaba. A seconda dell'età. Ci sono due fasce d'età, dai 4 ai 7, poi dai 7 in poi, e in due orari diversi, e un attore racconta una fiaba dell'Oceania, in questo, mm-hmm, caso, perché quest'anno appunto ci sono le fiabe dell'Oceania, e ci sono questi bambini che ascoltano questa fiaba raccontata da questi attori. Meraviglioso, ma sono fiabe proprio dei Maori e degli aborigeni dell'Oceania? Sì. Ecco, che hanno il mare, credo, come elemento, sì, principalmente hanno il mare, sì. Il mare, poi quindi lo racconterà meglio di me, sì, dopo Luigi con Dalcin. Luigi Dalcin entreremo appunto, ecco, nel merito delle fiabe, di tutta, sì, la fantasia, sì, e l'immaginazione. E ospite d'onore quest'anno è l'ospite d'onore è illustratore spagnolo, sì, Emilio Urberuaga di Madrid, che noi era un grande amico di Stepan Zavrel. Ah, ecco, quindi c'è proprio, sì, diciamo che una Stepan sorta Zavrel, di movimento culturale, sì, artistico vero e proprio. Esatto, aveva fondato con Ottakar una casa editrice a Zurigo, la Bohème Press. E Emilio Berruaga era uno degli illustratori che illustrava le fiabe che poi venivano edite da questa casa editrice. E che tipo di fiabe illustrava, per esempio? Cioè, un illustratore dopo diventa in qualche modo portavoce di un tipo di fiaba piuttosto che di un altro, si appassiona ad alcuni argomenti, gli animali piuttosto che... Sì, lui era più appassionato agli animali, specialmente ai coccodrilli. Ah. Ha fatto diverse fiabe sui coccodrilli, quest'anno l'ultimo suo lavoro è una fiaba sull'orso, mm-hmm, e ha fatto un po' di tutto, ma soprattutto sugli animali. Gli animali hanno sempre un fascino particolare, anche bambini comunque, esatto, sì, la giungla di Sara, sempre comunque legato agli animali, perché anche la giungla di Sara parla di animali e cose del genere, insomma. Stupendo. E si ferma, quanto si ferma Urberuaga? No, lui è già ripartito. È già ripartito, sì, è stato, sì, proprio ospite. Sì, è stato un ospite per 2 o 3 giorni da noi, è già ripartito. Diciamo che noi da 26 anni lo incontriamo anche sempre a Bologna. Quindi nascono davvero delle amicizie. Sì, sì, proprio. Sì, lo conosciamo per anni, poi abbiamo fatto sempre anche grandi feste a fine fiera a Bologna con lui, che canta molto bene. Ah, canta anche. Sì, è un bravo cantante. Si dà l'autoispirazione, sì, no? Sì, ci sono, c'è sperando chi abbia una bella voce, sì. Ha una bellissima voce. Ma canta, sì, in spagnolo?
anche in italiano. Ah, ecco. Sì, sì. Sono tutti cosmopoliti questi illustratori. Sì, sì, sì. Anche il nostro direttore artistico, che ora è Josef Wilkon, che fa anche lui i corsi estivi di illustrazione. E lui di dov'è? Lui è polacco. Polacco. Ha illustrato anche il nostro, ha affrescato il nostro municipio. Ah, all'entrata e anche dentro. Sì, perché Sarmede poi ho visto perché che... Sarmede poi sì, c'è anche la tradizione degli affreschi, ha iniziato Stepan Zavrel, adesso continuano gli altri. Ma sono affreschi o sorta di murale? No, sono affreschi, proprio affreschi, visibili fatto di freschi. All'esterno delle abitazioni? Sì, ce ne sono all'esterno e ce ne sono tanti anche all'interno. Lungo la pedemontana ci sono molte case affrescate da Zavrel. Ah, ma prima di questa mostra, mi domando, c'era una valorizzazione di questo aspetto artistico comunque della città o è nato proprio? No, è nato proprio con la mostra. Ecco, quindi un altro motivo di soddisfazione. Sì, è nato con la mostra. Perché credo, non conosco, la prima cosa che farò appena sono libera sarà andare a Sarmede perché a vedere la mostra, che dura fino a quando? Fino al 20 dicembre. Ecco, quindi se avete tempo di venire. Abbiamo tempo, sì. Esatto. Ogni weekend c'è sempre qualche spettacolo. Poi a ridosso del Natale, proprio se uno riesce ad andare in chiusura prima di Natale, che è proprio un'atmosfera, anche quella fiabesca, si prende ulteriore ispirazione, diciamo così. Ecco, quindi, dicevamo, ci sono tutti questi affreschi, adesso stanno organizzando dei percorsi artistici, turistici anche, no? C'è qualcuno. Delle visite guidate. Sì, ci sono delle visite guidate anche per gli affreschi. Ecco, c'è anche un opuscoletto che spiega anche dove si trovano gli affreschi, c'è anche un CD. Ma quando risalgono più o meno, sempre al periodo di Zavrel, da lì in poi? Sì. Quindi dall'inizio anni 80? Sì, con l'inizio di Zavre sì, ha cominciato a affrescare delle cantine, sempre lì vicino a noi c'è una cantina famosa, che lui ha affrescato proprio tutto il tema della vendemmia in una taverna molto molto bella e poi da lì ci sono ristoranti anche che hanno affrescato i loro interni, case private. Cioè adesso c'è l'effetto... È così un po' della poi passione chi per ha avuto, questa cosa. Voluto affrescare fuori delle case, chi ha voluto affrescare dentro, comunque ce ne Landa, sono tantissime. Pensi che da qui in poi diventerà quasi una moda, tutti vorranno avere l'affresco, Sarmede davvero molti, una sua identità sì, perché adesso, nuova. Diciamo, dopo la scomparsa di Zavrel, gli affreschi abbiamo continuato a farli. Appunto dicevo con Josef Wilkon, ha cominciato lui ad affrescare il municipio di Sarmede, non aveva mai affrescato prima. Mi ricordo che diciamo che l'entrata del municipio non è proprio affresco, è pittura più che altro. Però all'interno della sala consigliare c'è proprio un affresco fatto da lui e che mi diceva il primo affresco che faccio... Non ho dormito per 7 notti, però poi lui in 2 giorni è riuscito ad affrescare questo meraviglioso affresco. Esatto, ecco. Cioè al di là della tecnica che può essere affresco, pittura, insomma, l'importante è c'è questo trionfo, no? E comunque c'è sempre il fiabe, anche lui disegna molti animali, la sua passione sono gli animali. Sono dominanti. Sì. Ecco, ma diciamo una cosa importante, avete ricevuto un contributo dalla Regione Veneto preziosissimo. Per fare... Finalmente una sede per l'immagine della fantasia. Ecco, ma è veramente una storia, cioè, sembra che tutto, per fortuna, in questa vicenda sia positivo, sia dato e segnato dal successo, perché insomma anche ottenere un contributo così importante, perché parliamo di più di 1 milione, se non sbaglio, di euro. 1.400.000 euro al giorno d'oggi, significa che è stato riconosciuto davvero il valore. È un premio che ci hanno dato per il lavoro di tanti anni che abbiamo fatto. Per qualcosa che è nato intorno ai camini, al focolare, esatto. In modo un po' artigianale, senza troppe pretese, ed è diventato, direi, un ambasciatore anche all'estero, a livello internazionale, no? Di questa vostra... Sì. Vera e propria corrente artistica, perché di questo si tratta, essere un illustratore è comunque essere un portatore d'arte, questo è, della fiaba, di tutto quello che coltiva, nutre l'immaginazione. Esatto. Ecco, sono contenta che vada. Wanda, ma dimmi la verità,
ci credi nei folletti, nei boschi, negli gnomi? Ma certo, no? Ci sono. Brava, perché non bisogna comunque, ci sono. Ci sono, nel ci Cansiglio... sono, senz'altro. Nel Cansiglio ci sono sicuramente. E tu ti vai a fare le passeggiate, certo, nei boschi, a vivere il rapporto con la natura. Natura, sì, anche quelli che vengono... Non ti chiedo se parli con i folletti, se no dopo potrebbero chiamarti succedere. Da qualche centro, esatto. Potrebbe succedere. In ogni caso, il folletto è il simbolo, no? Di qualcosa che deve essere nutrito dentro di noi, al di là del fatto, sì, che non ci credo o meno. Certo, dei folletti, delle fate, anche delle streghe, anche se sono di tutte queste cose che fanno parte della fiaba per l'infanzia, ma che comunque la nostra mostra no, non è proprio solo per l'infanzia, diciamo, no, che gli adulti che deve... sono più... diventano più bambini vedendo la nostra... Sì, è una riscoperta di un'identità fanciullesca, sì, come diceva, invitava anche Giovanni Pascoli, volendo citare la teoria del fanciullino. Esatto, esatto. Coltiviamo, no, questo bambino che è in noi, che purtroppo a volte la vita rischia di far dimenticare, esatto, gli impegni, i problemi della quotidianità, insomma. È un antidoto contro il cinismo, esatto, è un antidoto contro la perdita, no, di una purezza, di un'età dell'innocenza che va assolutamente riscoperta. Ecco, personalmente mi sto veramente appassionando, quindi probabilmente trasmetto questo, ma penso che sia una cosa, una sì, storia beh, bellissima di cultura, di arte italiana, ecco, da un piccolo centro. Bisognerebbe proprio venire a Sarmi a vedere, perché non, cioè, parlando così non ci si rende conto di quello che è la mostra. No, dopo con Luigi e di che cosa, Dal Cin entreremo nel merito anche di illustrazioni, disegni. E che cosa si potrà vedere, ecco, in questa mostra. Esatto. Cosa devi fare ora, Wanda, come organizzatrice per questa mostra? Hai adesso degli impegni, delle cose? Adesso abbiamo la mostra qui, già noi pensiamo anche alla prossima mostra. Perché che poi sarà sempre la nello mostra stesso qui, periodo? Sempre nello stesso periodo. Diciamo che la mostra poi è itinerante, uh-huh, però gira e l'Italia. Il gira itinerario? La prossima tappa sarà a Monza. Come ogni, sì, è già il 13° anno che va a Monza. In più o meno in che date, poi eventualmente vi seguiremo. Ma penso a febbraio, uh-huh, gennaio-febbraio, uh-huh, perché non ho ancora le date precise, perché ancora ci dobbiamo mettere un po', certo, d'accordo. Certo, ci devi lavorare, Wanda. E ci dobbiamo lavorare, sì. Poi c'è Siena. Sì. Quest'anno siamo stati anche in Normandia 2 mesi a Honfleur. Che meraviglia, quindi ti fai anche dei bei viaggi? Sì, 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 beh, sì, cioè, sono, diciamo, certo, anche sì, questo. In tutte le... dove è stata la mostra, voglio ricordare che nel 92 la mostra è stata al Centre Pompidou a Parigi per 3 mesi. Meraviglioso, perciò grande anche orgoglio, lì, grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione. Wanda, il tempo, come dico sempre, purtroppo è tiranno, e mi cadono anche i fogli, dopo staremo qua ore, vedi che dicevi oddio, non so, invece dopo si parla con piacere perché è una cosa meravigliosa. Ti ringrazio tantissimo. Volevo magari, certo, intanto dire ai telespettatori, dare il nostro sito, sì, perché tutte le informazioni che non ho dato oggi, ecco, sul sito www.sarmedemostra.it. Mi raccomando, cari amici da casa, collegatevi, non perdete questo appuntamento meraviglioso con Sarmede. Wanda, grazie tantissimo di essere stata con noi. Grazie a voi. Spero che mi farai la guida turistica a Sarmede. Senz'altro. Lancio la pubblicità, che qualche minuto di stacco, ma mi raccomando, tornate qui con noi per parlare con Luigi Dal Cin e prendere un caffè insieme tra pochissimo. Bentornati in studio con noi a Chiacchiere Caffè. Siamo qui con Luigi Dal Cin, abbiamo appena salutato Wanda Dal Cin e non siete parenti. Non siamo parenti. Avete lo almeno stesso cognome, che non è neanche, voglio dire, così consueto, così comune, così comune, sì, e, però non siete parenti, volevo dare ai nostri amici a casa questa informazione primaria. Importantissima. Ecco, siete entrambi protagonisti con ruoli diversi di questa mostra splendida Sarmede. E la mostra dedicata al mondo delle fiabe, dell'illustrazione, ecco, Sarmede si è guadagnata appunto il titolo di paese della fiaba. Ecco, tu Luigi sei un autore per ragazzi, sì, quindi racconti fiabe, ok? Intanto, questo tenevo a dirlo, pensavo quando mi hanno detto che arrivava uno scrittore di fiabe per ragazzi di trovare una specie di
folletto gigante con la barba bianca, lo so. Quasi col bastone, insomma, uomo dei boschi, invece sei un giovane, insomma, quindi che non hai niente a che vedere con barbe bianche. Ti ringrazio per il giovane. No, insomma, sì. Adesso non ci dilungheremo in complimenti. No, ecco, sì, però dopo... davvero mi hai un po' spiazzata. Quindi comunque così giovane ti sei già ritagliato una bellissima vetrina in questo panorama artistico, perché di pura arte si tratta. Ecco, raccontaci, sì. Luigi, come nasce questo tuo percorso creativo? Ma io nessuno avrebbe diciamo scommesso un soldo bucato, credo, sul fatto che io sarei diventato poi uno scrittore per ragazzi, perché alle elementari, per dirti, ad esempio in quarta elementare avevo 5 in italiano. Ma è difficile prendere 5 di Luigi, in italiano. Del piccolo Luigi, che dal 5 poi, è arrivato a un 10 lode. Diciamo. E poi pian piano, diciamo, mi sono appassionato alla scrittura, in particolare alla scrittura per ragazzi, verso i 16 anni. I miei studi sono stati tutt'altro. In un'età fervida per l'immaginazione, sì, quella dell'adolescenza, certo. Vero? Filosoficamente si sa che il mio professore di filosofia mi diceva sempre, a 16 anni, nell'età dell'adolescenza, l'immaginazione, la creatività interiore sono al massimo. Insomma. Sì, e forse sbocciano anche le peculiarità delle persone, esatto, no? Le tue che vanno coltivate. Che vanno coltivate. Io in realtà poi il mio percorso di studi è stato tutt'altro, perché io sono laureato in ingegneria. Ma vedi, non è così strano, invece gli ingegneri si prestano tantissimo, sì. Io ho fatto filosofia e oltre che magari per fare amicizia con le ragazze, nella nostra facoltà era pieno di ingegneri. Ingegneri. Pare che si prestino molto alla riflessione, all'immaginazione, che sia un bisogno forse, no? Forse anche. Sì, anche per il tipo di studi, esatto, molto tecnici. Di spaziare rispetto al tecnicismo un po' stretto a volte, sì, no? A volte un po' arido, sì. Ecco. E comunque, ecco, man mano poi che riuscivo a pubblicare libri per ragazzi e potevo man mano vivere di questa attività, pian piano lasciavo sempre meno spazio all'ingegneria e ne davo di più alla scrittura. Ecco, tieni conto che una parte del lavoro dello scrittore per ragazzi è sicuramente la scrittura, un'altra grossa parte sono i cosiddetti incontri con l'autore, per cui ti chiamano nelle scuole, nelle biblioteche, a incontrare i tuoi lettori. Ecco. E quando i miei lettori mi... Ci sono ben più di 25, citando sono il Manzoni, più di 25 lettori del Manzoni, ecco. Dei Promessi Sposi. E quando mi incontrano e per caso magari sanno che sono un ingegnere, mi chiedono, ma veramente tu sei ingegnere? Io dico, sì, ma sto cercando di smettere. Scherzando, ovviamente. E riguardo a quello che dicevi sull'immaginario dello scrittore barbuto, è interessante una domanda che ogni tanto i bambini più piccoli mi fanno e mi chiedono, ma tu sei veramente uno scrittore? Io dico, ma sì, ho pubblicato, guardate, tiro fuori i libri, 70 libri. Fidatevi, sono tradotto. In quante lingue sei tradotto? In 9 lingue. Caspita. E allora loro mi guardano un po' perplessi e mi dicono, ma se sei veramente uno scrittore, com'è che sei ancora vivo? E qua, dicevamo prima, che scattano scongiuri di varie forme, sì, di vario genere, sul fatto però che danno, sei ancora vivo. Danno un po' l'idea anche di come sia percepito, purtroppo, il libro, no? In certi ambiti, come qualcosa di ammuffito, di polveroso, sì, di non vero. Piacevole, no? Qualcosa quasi di post-mortem, insomma, dicendo. Esatto, sì. E invece, grazie al cielo, tu stai benissimo, sei invece, giovane, sì. E sei estremamente fecondo nella tua scrittura. Sì, beh, sì. Scrivo e... Come funziona lavoro. La tua vena creativa, Luigi? Cioè, tu ogni giorno hai l'impeto, la pulsione, no? Di scrivere, oppure hai delle tecniche, non lo so, ti devi concentrare. Sì, diciamo, è un po' più complesso, nel senso che, essendo questo un lavoro, esistono anche delle scadenze editoriali che mi inseguono continuamente. Sì. Poco fiabesca, vero? Ma, dipende come uno la vede, come tutte le cose, no? Quindi può essere comunque anche uno stimolo alla creatività. Certo. E comunque l'avere una scadenza. Che case editrici ti cerchino. Certo, c'è anche il risvolto poi del lavoro. Però ecco, il momento dell'invenzione
poiché non dipende da noi l'ispirazione, no? Credo sia un'esperienza comune, che quando vogliamo che ci venga una buona idea è la volta buona che non ci viene. È un dono, no? Lo consideri un dono? Diciamo, sì. È un talento. Sì, è una cosa che non dipende, è in parte totalmente una cosa che non dipende dalla nostra volontà. Però il fatto di conservare, ad esempio, tutte le idee che mi vengono in mente in qualsiasi momento della giornata, no? Segnandosi. Sulle fissi, su un taccuino, davvero scrittore. Esatto. E il fatto poi di ritornare, intanto di non perderle, perché la maggior parte delle persone scopro, mi dicono, tu Luigi dal cinema hai molta fantasia. Io dico, sì, ma a te non vengono idee? Certo che me ne vengono. Ma le dimentico. Ad esempio, poi è il fatto di non dare importanza a queste cose, no? Quindi, da me, per me, dalle idee che mi vengono dipende poi la mia professione, quindi io sono molto attento a conservarle. Certo, e poi ci ritorno su e le elaboro, quindi questo mi permette di non essere mai di fronte al foglio bianco, ma a casa ho tanti taccuini. Non hai il classico blocco dello scrittore, no, perché ecco, la tua immaginazione, quello credo che sia un dramma. Quello è da evitare in tutti i modi. Umano, dico, per gli scrittori, no? Sì. Spesso si entra addirittura in crisi. Ah, certo. Anche sì, di identità professionale o a volte depressive, ecco. L'immaginazione tua è fervidissima, rassicuriamo i nostri amici bambini che sono i tuoi più grandi lettori, ma anche gli adulti. Ma sì, sono prevalentemente i bambini, certo. Poi in libri magari dove c'è un'illustrazione d'arte, di qualità, attraggono poi chiaramente, sono libri in qualche modo artistici, quindi poi sono libri che attraggono anche gli adulti, a cui piace molto. Ecco, infatti l'invito è quello, no? Di riscoprire anche da parte dell'adulto, insomma, questo mondo fiabesco. E torniamo a Sarmede. Sì. Ecco, c'è questa sezione quest'anno dedicata ai racconti dei Maori e degli aborigeni, sì, giusto? Echi di mari lontani, fiabe dall'Oceania, che già il titolo è evocativo, meraviglioso, esotico, ti trasporta in un'altra dimensione, no? Ecco, tu cosa hai visto, cos'è che ti ha colpito di queste fiabe, sì, come hai collaborato poi per la valorizzazione di queste fiabe all'interno, certo, della mostra? Dunque, il mio lavoro è per la parte tematica, che ogni anno viene dedicato a una diversa zona antropologica, diciamo, del mondo. E, ecco, scusa, vedo delle immagini ancora, le vediamo insieme. Questa è la parte tematica della mostra. Possiamo commentarle, esatto, raccontaci un po' come si struttura. E dove ci sono circa 130 tavole, opere, sì, sì, che vengono fatte da illustratori di fama. E, che ma illustrano... con che tecnica, scusami la curiosità... Ah, cioè, trovi le tecniche più disparate. Sì, ecco, non c'è un'unica tecnica, no, può essere il fumetto piuttosto che... No, diciamo, sono sempre illustrazioni, sì, quindi sono illustrazioni legate ad un testo. In quel, sì, caso i testi sono fiabe tradizionali che provengono dall'Oceania, quindi fiabe o degli aborigeni australiani oppure dei popoli delle isole in generale, ecco. E il mio compito, dicevo, è stato quello di leggere centinaia di queste fiabe tradizionali. Nell'ambito della mostra? No, di leggerle prima. Ah, prima. Quindi tu le hai lette prima? Le ho lette. Poi che cosa hai fatto? E poi in gran parte sono fiabe che sono state raccolte da antropologi, esiste una cultura orale delle, certo, fiabe. Tramandata. Non ancora, tramandata oralmente. Non esiste una vera e propria letteratura fiabesca scritta, come esiste invece in Europa con i fratelli Grimm e così via, no? Quindi sono fiabe che molto spesso vengono raccolte dall'oralità e ovviamente sono spesso registrate da antropologi, dai vecchi del villaggio, e sono fiabe che quindi hanno il linguaggio tipico dell'oralità, non hanno il linguaggio letterario. Ad esempio, una cosa molto comune nel racconto di queste fiabe orali è che se si vede il pubblico particolarmente attento, ecco che come si continua... Come vediamo ora nelle immagini, persone insomma attente ad ascoltare. All'inaugurazione. Sì, all'inaugurazione, sì. Ecco. Ecco che il narratore magari calca alcuni aspetti o fa una descrizione ancora più lunga, no? Riportare poi questo... Questo, scusami, che vediamo è Emilio Urberuaga, che ha, sì, questo
cognome improbabile ma affascinante. Sì. Spagnolo, ospite, dicevamo. Spagnolo e barbuto, hai visto? E barbuto, ecco, barbuto. Si avvicina di più lui all'immaginario collettivo dello scrittore fiabesco. Cioè. Ecco, ti dicevo, quindi il mio compito è quello di passare da un canone orale a un canone letterario, mm-hmm. pur nel rispetto completo della fiaba, mm-hmm. e quindi della sua struttura, delle sue peculiarità, riportarlo però in un ambito letterario, quindi non stravolgendola scritto, nella sua assolutamente, originalità, ma rendendola fruibile, perché fruibile. Quello è il problema, no? Proprio di riuscire questo. Poi ed a divulgarlo, affascinante assolutamente. Mm. Quindi tu ti cimenti, no, con la scrittura, la trasposizione letteraria di quello che è tramandato oralmente. Proprio così. E scelgo una quindicina, una ventina di fiabe che siano adatte al pubblico italiano, ai bambini italiani. Queste fiabe vengono spedite a tutti gli illustratori che poi le illustrano e le loro illustrazioni poi compaiono nella mostra. Ah, quindi tu fai da filtro con gli illustratori in sì, qualche modo? In qualche modo sì. Non sono loro che scelgono la che fiaba. Scelgono. A volte se ne hanno la voglia, la sì, vogliono un'ispirazione fare questo sforzo. Esatto. Sì. Altrimenti sono io che raccolgo queste fiabe e le propongo agli illustratori. Quindi è davvero un lavoro corale incredibile. Sì. Ma come tutti i lavori che riguardano il libro illustrato, mm-hmm. c'è un ruolo della parola e della narrazione. E dell'immagine. E poi c'è un ruolo dell'immagine. Certo, sì. Perché poi è l'immagine che fissa, no, nella memoria comunque il contenuto, la sostanza di qualunque cosa. Sì, quindi. Ed è forse anche il primo elemento che colpisce di più il bambino. Certo, i colori, questa. La copertina, certo. I colori. Quindi il bambino, diciamo, c'è una narrazione, diciamo, iconica mm-hmm. di qualsiasi libro illustrato che spesso è precedente alla narrazione scritta, perché il bambino prende subito ecco, in mano il vediamo libro. Vediamo qui, abbiamo delle immagini meravigliose. Sì, questo è un libro aspetta di che lo facciamo vedere, inquadriamolo subito per i nostri amici da casa. Guardate che colori stupendi, eccolo qua, questo azzurro, questi toni del turchese. Allora raccontaci di cosa si tratta, questo è un questo libro? Questo è un libro di Stefan Zavrel. Ah, che quindi il padre, diciamo, il padre. Vero e proprio di Sarmede, della mostra. Della mostra sì. Di Sarmede, sì. Che è stato uno dei più grandi illustratori di tutti i tempi. Di tutti i tempi, sì. E Zavrel segnava il cammino dell'editoria. Uh-huh. Se lui utilizzava una tecnica, ecco che tutti gli illustratori di tutto il mondo usavano la stessa tecnica. Sì, era davvero un riferimento artistico, culturale incredibile. Sì. Dettava. Dava legge le in quel leggi periodo, nel, sì. Nel suo ambito. Ha lavorato poi molto anche nel cinema d'animazione, quindi. Uh-huh. I cartoni animati che negli anni 70 venivano dai paesi dell'est, che erano forse quelli in quel momento più attenti all'immaginario infantile, passavano attraverso di lui. Quindi è stato veramente una personalità culturale molto importante. Ecco, e ha fatto molti sì. libri, tra cui questo, che è uh-huh. stato riedito, è la seconda edizione. Si chiama La città dei fiori, è uno dei suoi libri più belli, credo. Ecco, che si possono trovare, è vero, si possono anche acquistare alla sì. mostra lì di Sarmede. Sì, ecco. Alla mostra di Sarmede o, come dice il mio editore, nelle migliori librerie. Ecco, dice se di dire altamente così. Selezionati, dicono. Dicono di dire così. Puntato con il coltello alla gola, molto spontaneamente. Ma vediamo anche il tuo. Questo. Perché, insomma, tu sei un vero e proprio scrittore, senza barba, però assolutamente credibile e prolifico. In pelle e ossa, dicono i bambini. In pelle e ossa, ecco, perché sei. Un scrittore in pelle e ossa. Ecco, la tua creatività ti risucchia molto invece energia. Invece che in carne e ossa. Sì. Ecco, questi è Equidoceania. Questi è Equidoceano. Ah, d'oceano. Raccolgono ecco. 11 fiabe uh-huh. che appunto provengono dai paesi dell'Oceania. E che io ho raccolto da altre lingue che ho tradotto e poi riscritto, appunto affinando la parte letteraria. Quindi anche un lavoro a livello linguistico di trasposizione del testo impegnativo. Sì, sì, sì. Molto impegnativo. Attento. Ecco. Attento, ecco. E poi sotto cosa abbiamo ancora? Sotto abbiamo, questo invece è il catalogo della mostra. Ah, ecco, che riporta la copertina, che no, del è uguale libro, alla copertina del libro. Il catalogo della mostra è il catalogo che presenta, oltre a vari
introduzioni, in questo caso c'è una mia introduzione ma anche una di Folco Quilici. Diciamo di questa collaborazione di Folco Quilici, anche in quanto espertissimo dei mari, quindi sì, l'uso degli oceani, quindi avete pensato a lui per l'introduzione o com'è nata sì, questa collaborazione con Folco? È nata Quilici proprio dal fatto che Folco Quilici, non so se ricordi i primi film che sì, faceva... Mio padre è un amante del mare, un esperto sub e quindi... Anche per quello li conosci, un po' di esperienza, sì. E lui ha studiato molto la tradizione, le culture dei popoli delle isole, dell'Oceania. E ha passato molto tempo tra i popoli delle isole. Le isole dell'Oceania sono, mi pare, più di 10.000. E hanno suscitato... Un arcipelago infinito di isole. Tra le piccole e tra piccole e grandi. E hanno sempre suscitato una grande curiosità nell'immaginario occidentale, pensa ai navigatori, agli esploratori, ma anche agli scrittori, Melville, Stevenson ha passato lì molto tempo, oppure pittori come Gauguin. Certo. E cercando chiaramente la dimensione del viaggio, ma anche la dimensione di un altrove, rispetto alla nostra cultura occidentale. Certo, quella è la fantasia, no? La trasposizione anche poi dell'immaginazione, di luogo, spazio temporale. E questo appunto si lega molto poi all'ambito fiabesco, quindi sapendo che lui era un profondo conoscitore di questa cultura, gli abbiamo chiesto di introdurre di tra gli altri, vostri, di essere dei nostri. E lui ha accettato, credo, sì, molto volentieri. Molto volentieri. So che certo, è venuto anche all'inaugurazione. È venuto all'inaugurazione? Non ce l'ha fatta. No, non è venuto. Questa la tagliamo? La tagliamo. Ecco. Speravo, insomma, che era molto impegnato. Era in qualche arcipelago, sì, ecco, a comunicare con i maori. Va bene, Luigi. Sì. Senti, ma a questo punto scatta la domanda per lo scrittore, per l'autore di libri per ragazzi, no? Ma come viene strutturato il testo? Cioè, come nasce proprio? Tu fai anche dei laboratori di scrittura, sì, quindi al di là del talento, del dono, della fervida immaginazione, poi c'è una tecnica di comunicazione, assolutamente, così, letteraria. Sì. Ecco, come imposti tu anche l'insegnamento? Diciamo che in ogni libro io sento che le motivazioni principali per la scrittura sono l'espressione, però anche la comunicazione, e credo che nel libro per ragazzi, se questi sono due piatti di una bilancia, il tutto va più fortemente spostato verso la comunicazione, perché quando scrivi per un bambino, un ragazzo, non puoi mai prescindere dal tuo lettore, devi certo, sempre aver presente che si tratta... relazione, è una senso relazione, nel senso etimologico del termine, quindi c'è il soggetto e poi il fruitore, sì, senza cui... Senza lo scrittore cui il libro, forse, non esiste, libro non esisterebbe. Non esiste nemmeno, e la storia non esisterebbe, no? Perché raccontare una storia a un bambino di 5 anni è completamente diverso da raccontarlo a un bambino di 9 o a un ragazzino di 12. Quindi cambiano anche, diciamo, il target, proprio usando un termine purtroppo anglosassone in questo momento, però. Cambia chiaramente il linguaggio, cambia anche la materia narrativa, ovviamente. Perché cambia l'immaginario di un bambino di 4 anni e da uno di 9 anni. Ma per esempio, per un bambino di 5 anni, 4-5 anni, qual è il tipo di fiaba migliore? Quindi magari molto più giocata sull'illustrazione o sulla semplicità del testo rispetto sì, a uno di 9 anni che magari ha più capacità di elaborazione concettuale? Come sì, funziona? A me viene da dire, certamente l'illustrazione ha un ruolo importante quanto più il bambino è piccolo. Ma ad esempio per un bambino di 5 anni non è possibile utilizzare un racconto in prima persona, perché confonde ancora la persona che sta leggendo in quel momento il libro con il narratore, no? Quindi mamma, no, tu non eri lì dove stai dicendo che eri. E quindi devi dopo con la mamma spiegare, no, e crei difficoltà, no, è difficile da spiegare. Quindi c'è sempre una narrazione in terza persona. In terza persona il narratore, così il bambino è più facilitato a identificare. Esatto, è una narrazione più distaccata che consente al bambino di immedesimarsi nella storia, ma di non esserne travolto dall'emotività della narrazione in prima persona, ad esempio. Però, ecco, per quanto riguarda me, io cerco per i bambini più piccoli di giocare molto con quegli elementi primordiali della narrazione e dell'immaginario, quindi con i simboli,
è una narrazione più archetipica, diciamo, certo, più legata alla vera dimensione fiabesca. Più i ragazzi crescono, più c'è una narrazione legata invece agli avvenimenti, all'avventura, a ciò che succede. All'intrattenimento, diciamo, quasi. Anche, certo, insomma, sì, la sì. Fiaba deve diventare, insomma, diventa un romanzo. Esatto, che coinvolge, che attrae. Mm. Quindi il simbolo magari perde un po', però c'è sempre una morale nella fiaba, o no? Sì, c'è una morale, a mio parere, che deve restare implicita, perché io credo che il campo della letteratura sia sempre il campo dell'implicito, che lascia una libertà al lettore. Il libero arbitrio è sempre rispettato. Esatto, è il rispetto della dignità del bambino, no? Dove tu suggerisci alcune interpretazioni, alcune... ovviamente traspare poi dai libri che uno scrittore fa, se è onesto, traspaiono i suoi valori, le cose in cui crede, le sue speranze, le sue paure, certo, anche, no? Lo scrittore propone però degli non elementi, obbliga, ma non impone. Non impone. Una morale esplicita è come avviene nelle favole, invece, dove alla fine delle favole, intendo quelle di storiche, di Esopo, di Fedro, no? C'è una morale esplicita che dice: e se tu, bambino, farai quello che ha fatto, ti accadrà questo e quest'altro. Ecco, questa cosa ovviamente non funziona molto con i bambini. No, c'è un cambiamento, diciamo, anche... Sì, cioè, è un modo di guardare il bambino dall'alto al basso, no? Invece io credo che il bambino vada guardato negli occhi. Io chiaramente resto un adulto, ho le mie responsabilità d'adulto, tu sei un bambino, però... tu sei una persona come lo sono io e ti guardo negli occhi. Ecco, questa è un'immagine meravigliosa, che è anche un indicatore forse pedagogico, sì, per le mamme, per i papà che ci stanno seguendo, rispetto ai loro bambini. Certo. Mi cade sempre tutto. Luigi, ti ringrazio. Prima, sono purtroppo in chiusura, devo lanciare la ricetta perché abbiamo le nostre rubriche gastronomiche. Volevo dare qualche dato perché è importante. Sì. 35.000 visitatori alla mostra di Sarmede, 11.000 alunni, 37 autori da 20 paesi diversi. Con questi dati che hanno il sapore del successo e della soddisfazione per voi, io ti saluto, non mancherò né di leggere i tuoi libri illustrati meravigliosi, né di venire, e mi dovrai guidare tu con Wanda dal 5, non tuo parente, di venire alla mostra, non mancherò assolutamente. Ora hai fame? Io sì, ci guardiamo la ricetta del giorno, buonissima, volentieri. I bigoli all'anatra, ecco, una ricetta intramontabile, guardiamoci e lecchiamoci i baffi. Amici, vi aspetto domani, mi raccomando, con altri due ospiti, altri due caffè da bere insieme, una bella chiacchierata, non mancate, vi aspetto, a domani. Amanti della cucina e non solo, bentornati ad un nuovo appuntamento con le nostre pillole di cucina. Quest'oggi ci troviamo nella più antica trattoria dei Colli Eugani, l'antica trattoria Ballotta, e sono qui in compagnia dello chef addetto ai primi, Riccardo Pelliello. Buongiorno. Buongiorno Riccardo. Allora, che cosa insegnerai quest'oggi a cucinare ai nostri amici da casa? Allora, oggi insegneremo ai nostri amici da casa a cucinare una delle ricette più antiche della zona, i bigoli a ragù di anitra. Una ricetta tipica della tradizione, so sì, che voi esatto. Qui puntate molto su questo fatto, quindi voi, amici da casa, tirate fuori carta e penna perché arriva la lista degli ingredienti. Allora, per tre persone ci servono 250 g di bigoli, un petto di anitra e un misto di erbette, una carota, una cipolla e due gambe di sedano. Per erbette quindi intendiamo, vedo qui sedano, della salvia. Sì, della salvia, del rosmarino, del timo, uno spicchio d'aglio. Perfetto, e quindi odori, un po' esatto. A gusto dei nostri amici esatto. Da casa. Allora, caro il mio Riccardo, io sono veramente ansiosa di sapere come si fanno questi bigoli, perciò iniziamo con la preparazione del nostro piatto. Allora, caro Riccardo, da dove iniziamo la nostra preparazione? Sì, iniziamo preparando un soffritto per il ragù. Iniziamo preparando un soffritto con sedano, carote, cipolle e le nostre erbette. Che vanno tutte tritate finemente, esatto, tutte noi tritate qui finemente. Abbiamo già preparato per comodità. Poi
A queste si aggiunge la carne tritata, che se non avete a casa un tritacarne potete farvela preparare dal vostro macellaio. Quindi basta andare dal macellaio, sì, e dire mi serve un petto d'anitra tritato o dell'anitra tritata. Altrimenti tu mi dicevi possiamo farlo o con un tritacarne oppure a coltello, giusto? Oppure a coltello, poi qua la tradizione fa da sé, insomma ognuno fa come crede. E alla carne la facciamo soffriggere insieme alla verdura e ci aggiungiamo del vino bianco. Perfetto, a sfumare il tutto. Più o meno per quanto facciamo cucinare il nostro ragù? Il nostro ragù, aggiungendo poi brodo, sale, pepe e chi vuole del dado, insomma. Ma giusto per dare quel tocco di sapore in più. E lo facciamo cuocere per 2 orette circa. Noi per comodità ce l'abbiamo già preparato perché... Benissimo. A questo punto È ora di cucinare la pasta. Esatto, e cuciniamo i nostri bigoli in acqua salata per 10-12 minuti. Abbiamo detto pasta fresca, giusto? Pasta fresca, sì, anche la pasta fresca, vi consiglio della pasta all'uovo che è sempre per tradizione, è giusto che sia così. Benissimo, ecco. Allora voi prendete nota di tutti quanti i consigli del nostro Riccardo che noi andiamo a cucinare la pasta. Ci siamo spostati nella zona fornelli, qui abbiamo una padella, che cosa dobbiamo fare ora Riccardo? Sì, nella nostra padella abbiamo messo il sugo di anitra, quello che abbiamo fatto vedere prima, con un trito di prezzemolo e adesso andiamo a scolare la pasta. Benissimo, vedo anche un filino d'olio, giusto? Sì, abbiamo messo un filino d'olio, ecco, che poi servirà a lucidare tutto. Andiamo a scolare la pasta. Eccoci qui e la rimettiamo sul fuoco e gli diamo una bella sfadellata. Per quanti minuti circa? Ah, un minuto, un attimo che prendi il sugo, la pasta si amalgami bene con il sugo. Benissimo, questo so che è uno dei piatti che voi qui dell'antica trattoria Ballotta proponete frequentemente, esatto, proprio perché è un piatto legato alla tradizione. Alla tradizione, esatto. Benissimo, che anche voi da casa spero apprezzerete. Allora, abbiamo detto teniamo per qualche minuto. Sì, per qualche minuto, un attimo che si asciughi un po' l'acqua e che si amalgami bene il sugo e poi dopo andiamo a impiattarlo. E poi andiamo a impiattare. Esatto. Siamo alla fine, la nostra pasta è finalmente cotta, quindi andiamo ad impiattarla, esatto, giusto? Eccoci qui. Allora, la disponiamo su un piatto. Guarda che arte anche nel disporre, perché giustamente anche l'occhio vuole la sua parte in questo, esatto, caso. E ci puoi dare qualche suggerimento poi per come decorare e guarnire il nostro piatto? Lo guarniamo solo, visto che è un piatto semplice della tradizione, lo guarniamo solo con un po' di erbette. Che vanno quindi a richiamare le erbette che abbiamo utilizzato, esatto, prima nel trito per preparare il ragù. E voilà! Beh, direi che non ci resta che mangiarlo, ma caro il mio Riccardo, le nostre pillole di cucina non finiscono qui, esatto, perché domani, so che tu, visto che sei lo chef addetto ai primi, ci presenterai un altro primo, un altro piatto della tradizione, che cosa? Della stagione, il risotto di porcini e zucca. Benissimo, quindi direi un piatto un attimino più complicato, esatto, rispetto a questo. So che i risotti sono sempre una cosa un pochino, esatto, ostica, quindi voi non dovete far altro che seguirci anche domani, sempre qui dall'antica trattoria Ballotta. We get it almost every night.